E ritorniamo in diretta, sempre qui dalla giornata dell'idea di Mantova con Radio Saiz, che come di consueto quest'oggi sta un pochino facendo conoscere chi sono gli espositori, i stand e anche gli addetti ai lavori a questa bella iniziativa. Iniziativa alla quale noi ormai siamo qui presenti da terzo anno, direi, e che tra l'altro quest'anno ha cambiato anche l'associazione, era Bella d'Este e quest'anno è Art Life. Chiudo la premessa pratica e parliamo un pochino di voi. Claudia. Okay. Ciao Claudia. Ciao, ciao, molto piacere. Bene, molto bene, una giornata bellissima oggi qua a Mantova. Un po' ventilata. Ma dai, ci sta, ci sta. E girando ho visto varie arti, varie idee alla giornata delle idee e ho visto anche uno stand, come dicevamo prima, che tratta argomenti molto impegnati. Telefono rosa. Telefono rosa di Mantova, raccontami, esatto. Un po', come nasce, soprattutto quando qui a Mantova, e tu quando ne sei entrata? Ok. Da quanto ne fai parte? Allora, guarda, proprio quest'anno Telefono Rosa di Mantova festeggia i 20 anni di attività. Accidenti. Io personalmente sono entrata in Telefono Rosa nel 2015, per cui non è tantissimo. Sì. La nostra associazione è sempre vicina alle donne, sì. Purtroppo vittime di violenza, operiamo in rete con tante altre associazioni, a partire dagli assistenti sociali, la questura e altri centri antiviolenza, le case di rifugio per donne. La nostra missione è appunto aiutare le donne che sono vittime di violenza fisica, psicologica, mobbing, eccetera, perché la violenza si manifesta in tantissime... Fate tantissime cose, tra l'altro. Tantissime cose. Sfogliando, stavo leggendo che c'è dai servizi a chi siamo, c'è veramente esatto. Anche una rete bella densa. Sì. Cioè tu in 2 anni, dimmi un caso, adesso non è bello magari parlarne così, ma un caso che ti è rimasto particolarmente, che ti ha colpito particolarmente su chiaramente purtroppo l'argomento. Esatto, guarda, non c'è magari un caso che mi abbia colpito particolarmente perché ogni caso è a sé stante. Sì. E i casi che colpiscono di più, ti posso dire, è quando sono purtroppo presenti dei figli piccoli, per la maggior parte minori, sì. Che assistono alle violenze domestiche, sì. e riportano dei gravi traumi che si possono anche protrarre nel tempo se non curati, tra virgolette, sì. o insomma seguiti, affrontati, sì. Ecco, affrontati. Poi queste, non ho esatto. Infatti anche noi come Telefono Rosa puntiamo molto alla difesa, diciamo, delle donne contro la violenza domestica, ma soprattutto a favore di questi bambini, sì. Che assistono, anche se sono chiusi nella cameretta, purtroppo però loro assorbono tutto ed è veramente una cosa molto grave. Questo fenomeno si chiama violenza assistita, sì. Ancora così poco riconosciuta, esatto, si parla spesso di queste donne purtroppo anche ammazzate, come sentiamo purtroppo tutti i giorni, esatto. E poco si parla di quei bambini che restano da soli, senza una madre, ad affrontare la loro lunga vita. Sì, sì, sì. Esatto. No, la cosa peggiore, credo, non sono psicologo, ma credo che poi sia una sorta di circolo vizioso, no? Perché poi sei cresciuto vedendo tua madre maltrattata, non penso che tratterei benissimo, no? Esatto. Purtroppo, diciamo che questa cosa può essere... Giustissima riflessione. Purtroppo questa è... può esserci questa possibilità, non è la regola, per fortuna, ma purtroppo c'è questa possibilità che i minori, una volta adulti, perpetrino il loro vissuto. Allora il maschietto potrà diventare un uomo violento, la femminuccia potrà cadere in mano di un uomo violento. Certo. Insomma, da questo punto di vista ci fa piacere, no? Che tu ci racconti queste cose, non perché ci piace l'argomento, certo. Ma poi perché magari, come dicevi tu Claudio poco fa, se ne parla troppo poco e magari talvolta non si approfondisce la materia, ma si guarda solo il titolo di giornale. E noi come Radio Saiz, chiaramente nel nostro piccolo, perché siamo una piccola web radio, cerchiamo di dare spazio e voce a tutti, quindi anche al Telefono Rosa, non solo di Mantova chiaramente, ma a livello certo. Macro, più che possiamo. E se
volessimo avvicinarci dal punto di vista pratico, cioè volessimo contattarvi, come dobbiamo fare? C'è un'associazione dove ci si può iscrivere? Allora, per contattarci in che senso? Voi come... Non come radio, ma io donna maltrattata, facciamo così. Allora, tu donna maltrattata... un po' la brutta, certo, ma così rendeva Trovate i nostri numeri telefonici nel sito di Telefono Rosa Mantova. Abbiamo anche una pagina Facebook, sempre Telefono Rosa Mantova, specifico Mantova perché Telefono Rosa è presente anche a Verona, Roma e in altre città italiane. E abbiamo il nostro numero che è lo 0376 225656. Ci possono contattare le donne nei nostri turni in cui sono presenti le volontarie. I turni che noi facciamo sono dal lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 18 alle 20 e il mercoledì mattina dalle 9 alle 11. E poi ovviamente ci possono contattare anche via mail, telefonorosa@tin.it. Noi abbiamo le mail ovviamente che vengono visionate tutti i giorni, se c'è qualche richiesta d'aiuto anche via mail ne abbiamo anche ricevute. E comunque insomma il nostro numero di telefono, abbiamo sempre attivo una segreteria telefonica alla quale possono lasciare messaggi, di essere ricontattate, insomma siamo sempre presenti. Hai dato tantissime informazioni, ci piace questa cosa, anche perché non l'ho detto all'inizio, questa qui non è solo una diretta web radio, web tv, ma rimarrà anche la registrazione, quindi in podcast, Facebook, YouTube, canali vari, quindi potete anche condividerla volendo sulla vostra pagina. Bene. E comunque rimarrà, diciamo, nell'archivio di Radio Saius, alle spalle ci sono tutti i riferimenti, ormai si sono spostati a causa vento, ma quindi diciamo che si può recuperare questa diretta, vederla, condividere, eccetera, e noi nel nostro video chiaramente faremo anche questo, rimarrà lì sul sito e sulle pagine, proprio perché così quante più persone perlomeno potranno sapere di cosa stiamo parlando. Certo. Telefono Rosa dà già l'idea di che cos'è, ma approfondire la materia, capire anche i contatti, chi siete, perché sai, è una cosa che magari vista dall'esterno dico vabbè, sarà un'associazione come tante, però magari se ci medesiamo nella persona che è veramente in difficoltà, questa può essere veramente una salvezza. Esatto. Quindi da questo punto di vista insomma speriamo di aiutare più esatto persone. Ci sono comunque c'è il numero il 1522 che è il numero nazionale che si può anche contattare e dicendo anche della zona di cui si è danno le indicazioni del centro di violenza più insomma vicino all'utente, certo, ovviamente come può essere Mantova, Verona. Il 1522 è la rete nazionale, dà tutte le indicazioni possibili per contattare. Perfetto, allora io ti ringrazio, quindi noi poggiamo il microfono, facciamo la foto di rito, facciamo anche una foto ricordo, se magari vogliamo fare questa foto con anche altre due componenti dell'associazione, tra cui la grande capa. Esatto, la nostra vicepresidente Giorgia Lusetti. Giorgia Lusetti, quindi tutte e due, dai, venite qui, poggiamo i microfoni,